Buonasera, buonasera a tutti voi e benvenuti a questa trasmissione Bici Mon Amour. Come sapete, il Giro d'Italia ha lasciato l'Abruzzo dopo tre momenti davvero molto forti. Li ricordiamo sommariamente. Venerdì c'è stata la partenza da Notaresco per Termoli, sabato poi la Carovana Rosa è andata a far tappa fuori regione, ma domenica è tornata in Abruzzo con il tappone tutto abruzzese da Castel di Sangro a Campo Felice Rocca di Cambi. E poi ieri lunedì c'è stata la partenza dal capoluogo regionale dall'Aquila per Foligno, gara, corsa, frazione che è stata impreziosita da una vittoria importante, quella di Peter Sagan, che tra l'altro proprio in Abruzzo evidentemente gli porta fortuna perché l'anno scorso vinse, si sbloccò, anzi dopo tanti mesi di mancate vittorie si sbloccò proprio in una tappa abruzzese a Tortoreto. Abbiamo tante immagini da farvi vedere, tante voci da farvi sentire. Oggi giornata di riposo per prepararci ad una settimana, anzi i girini si preparano da una settimana, la seconda davvero molto importante ed insidiosa con tante montagne. Prima però vi presento chi è qui con me in studio. Buonasera, bentornato a Gabriele De Bari. Buonasera a voi, ciao. Accanto a lui c'è Roberto Caruso. Buonasera Roberto, Buonasera a ci sei venuto a tutti. trovare per la prima volta in questo nuovo ciclo. Noi siamo Grazie contentissimi. dell'invito. Roberto Caruso, lo ricorderanno sicuramente sulle strade di tanti anche giri d'Italia, tre ne hai fatti di giri, Sì, tre esatto. giri d'Italia, anche un tour. E, insomma, tu sei originario pugliese, però di Pugliese. fatto sei abruzzese d'adozione, Sì. possiamo dire, no? A 18 anni sono venuto qui in Sei Abruzzo, venuto quindi qui, diciamo quindi che sono abruzzese a sei tutti gli effetti, abruzzese, ciclisticamente. perfetto. Allora, io direi di iniziare da Campo Felice Gabriele, dove secondo me ci sono stati un po' tutti gli ingredienti della fatica del ciclismo, perché c'è stata una tappa, insomma, di una certa difficoltà, ma soprattutto c'è stato freddo, vento, pioggia e poi ci sono state anche delle emozioni forti, lo Ma possiamo dire, insomma, no? Eh sì, no, concentrate alla fine, almeno sì, ma questo, lasciami passare io non questo. condivido. Per me è stata una tappa deludente dal punto di vista tecnico. Si è risolto con uno scatto, uno a 600 metri dal traguardo. È però uno scatto sono, decisivo, arriva, sono, ha arrivati, preso la maglia. sono arrivati 15 corridori nello spazio di 10 secondi. Che segno lascia in classifica? Niente. Fa più danni un prologo a cronometro di 8 km che non arriva del genere, perché le salite che hanno preceduto Però lo sterrato sono salite la nuova maglia impedagabili. rosa, che ha vinto anche la Sì, tappa a ma sono Pernal, 7 ha preso la secondi, maglia. ai fini del giro sono distacchi che non contano Poi niente. c'è stato Ciccone, 15 corridori, che ha risposto. sì, È ma importante. l'unica, ma 3 secondi ha dato Ciccone a 15 corridori. Tutti Capito? insieme sono arrivati, 15 corridori che arrivano insieme, come un anno fa a Rocca Casa, non conta niente nella classifica, incide pochissimo. Cioè io uno scatto ho visto a 600 metri dall'arrivo, uno in tutta la giornata. Forse stavano già pensando al riposo, mi Ma faccio no, una dai, battuta. perché o metti delle salite vere che fanno Arriveranno, però selezione, arriveranno già lunedì. oppure inutile, è stato bello questo sterrato, tutto, ci mancherebbe altro, però ai fini, diciamo, del giudizio tecnico non ha inciso. Non ha Però inciso. insomma, Roberto, tu come l'hai vista Ma questa tappa? Poi parleremo chiaramente di queste tre momenti, questi tre giorni bellissimi in Abruzzo. si parte dal presupposto che comunque abbiamo vissuto tre bellissime giornate di ciclismo a livello internazionale qui in Abruzzo. Però, come si dice nel nostro gergo, la gara la fa dura i ciclisti. Esatto. E i ragazzi sapevano perfettamente il percorso e di conseguenza si sarebbero adeguati anche a un percorso decisamente molto, molto più duro, Non hanno che voluto gli organizzatori. erano sicuramente predisposti a fare attacchi, però anche sul passo Godi ci sono stati degli attacchi per far andare via la fuga. Per la Ma fuga poi tutti i nel giorni ci sta. finale, abbiamo visto che la fuga nel giro di 3 km sono stati assorbiti Sono la stati bellezza di un risucchiati. minuto. Quindi hanno avuto un'erazione Questo improvvisa. però significa anche che un vero padrone fino a questo momento della No, corsa non c'è. no. Dopo una settimana è difficile Difficile avere perché già adesso, già comunque nella un padrone, seconda, c'è una squadra anche padrone. se Bernal oggi è, diciamo che, tra virgolette, è il padrone del giro. Perché
però ci sono molti outsider dove c'è comunque il nostro giudice. Paolo, c'è una grande squadra che è forte sul passo, è forte come blocco, è forte in salita, tutti perché a causa di Bernal è una squadra veramente forte. Però all'interno della squadra Bernal credo che abbia soltanto come scalatore che possa dargli una mano Martinez, mi sembra, no? Sì, ma gli altri anche non è che abbia una squadra così, una squadra squadrone, da poter gestire le tappe interlocutorie. Lui è forte, indubbiamente, il colombiano. E Moscon è uno che anche se non va forte, sì, cioè, Moscon ha lavorato tantissimo bene, molto bene. Sta lì, ti danno una mano, in pianura controllano e non fanno andare via se non vogliono. Insomma, è una signora squadra, dai. Ciccone è stato splendido, finalmente ha corso come doveva correre, con la testa. Ha risposto subito all'attacco di tant'è che la dichiarazione che ha fatto Nibali conforta quello che avevo detto io la settimana scorsa. Nibali ha detto, finalmente devi correre come si corre per vincere un giro, cioè sei a coperto, non sprechi energia in discesa dove l'istinto ti porta ad attaccare. Purtroppo c'è stata anche attacchi in dove discesa, sei forte. C'è stato quell'incidente, per fortuna. E attacchi casco dove sei forte. Tu sei forte in salita, puoi cercare di, non so se vincere il giro, ma puoi essere protagonista anche sulle grandi salite, quindi corri con giudizio. Nibali adesso ha detto che correre per lui, quindi sotto... Ecco, ma è stata un'investitura, dopo le parole di da Nibali, un'intervista. Perché Nibali non è proprio tanto lontano, anche se il polso già oltre due minuti sta... È stata un'investitura secondo te? Perché Nibali, le parole di Nibali sono Nibali, Nibali è un corridore che ha una grande esperienza, sia soldato, ha vinto Giro, ha vinto Tour, ha vinto Vuelta, ha vinto tante altre gare. Ha esperienza da poter gestire la terza settimana e questo sicuramente è stata proprio un'investitura, questo tipo. E io queste frasi le ho sentite. Secondo me sì, perché Giulio, dalle vicissitudini che purtroppo ha avuto l'anno scorso causa Covid, non ha avuto un'eccellente stagione. Quest'anno era partito per fare un buon giro e per puntare delle tappe. Pian pianino oggi si trova in classifica, ha dovuto un po' rivoluzionare un po' quelle che erano i suoi obiettivi. L'ho un po' sgridato per aver corso allo sbaraglio. In quelle tappe precedenti? Sì. Tappa di canale, l'altra tappa in discesa. Ma una sua dichiarazione è stata fatta che comunque lui non era partito per fare classifica. Però questo non corrisponde, corrisponde a quando ci ha detto lui Ciccone. Allora facciamo perché così, Ciccone visto al giro che stiamo parlando di Ciccone, noi abbiamo proprio un'intervista a Giulio Ciccone rilasciata oggi grazie al suo ufficio stampa. Sentiamo un po' anche il clima. Adesso c'è questa giornata di riposo che permetterà a tutti i corridori, non soltanto a Giulio Ciccone, di recuperare energie in vista di una settimana molto impegnativa. Sentiamo che cosa ha detto Giulio Ciccone. A livello di sensazioni direi che la tappa di Campofelice è stata un po' una tappa buona per me, che mi ha dato comunque consapevolezza di quello, delle mie sensazioni, della mia condizione. E poi però diciamo che ho avuto in tutti gli arrivi in salita, ho avuto delle buone sensazioni fino ad ora, quindi sicuramente posso ritenermi molto soddisfatto di questa prima parte. Non ho pressioni perché comunque so e sappiamo, in accordo con la squadra, che sono arrivato al giro con altri obiettivi, quindi tutto quello che sta arrivando adesso è, diciamo, è brutto chiamarlo un di più, però è un qualcosa di nuovo che stiamo vivendo e che comunque vada, sia in positivo che in negativo, non è un problema per me e non è un problema per la squadra, quindi ce la stiamo vivendo con serenità e la viviamo anche bene a giornata, perché diciamo fino a quando riusciamo a star lì è un vantaggio, se poi qualcosa dovesse andare storto non abbiamo perso nulla, insomma non era il nostro obiettivo primario, quindi non succede niente. Domani sì, sicuramente è una giornata molto particolare, perché una giornata così all'interno di un grande giro può condizionare tanto. Poi oltre, diciamo, proprio il grave, diciamo che è proprio una tappa di gambe anche, quindi oltre alla fortuna che è fondamentale servono anche gambe. E sicuramente ci saranno delle insidie, perché no, può essere una delle giornate che ti può far sorridere, ma allo stesso tempo ti può togliere tutto quello che di buono hai guadagnato fino adesso. Di tappe decisive ce ne sono veramente tantissime adesso, perché di montagne ne arrivano parecchie, però
io personalmente aspetto per darmi un giudizio e per capire meglio come, come gestirla la tappa dello Zoncolan. Dopo lo Zoncolan posso un po' capire com'è realmente la situazione, dove, dove si può andare, in che direzione. E Bernal, come, come si vedeva, era, è il corridore che secondo me in questa parte di giro va di più, e l'ha dimostrato, perché quando, quando appunto a Campo Felice ha fatto l'azione ci ha lasciato tutti lì, quindi sicuramente lui l'uomo da battere secondo me, però il giro è ancora lungo, devono arrivare ancora le salite lunghe, ma soprattutto tanti giorni duri di fila. Insomma, credo che gli spunti non manchino. Zoncolan, no, tappa fondamentale secondo Giulio, Bernal è l'uomo da battere. Un giro così è disegnato per Ciccone. Non lo riavrà più, con meno cronometro di tutti gli altri anni e con tante salite. Perciò diceva, lui doveva correre dall'inizio, e secondo me un pensiero in cuor suo, nonostante le dichiarazioni, ce lo faceva e ce lo confessò quando venne ospite in trasmissione. Senza sprecare energie in attacchi istintivi che non portano a niente, che non ti fanno guadagnare niente. Ha corso bene a Campo Felice. Adesso avrà preso consapevolezza. Questa settimana c'è, cioè, subito, domani Montalcino, lunedì. Poi domani deve correre in difesa. Zoncolan, dove ha detto in settimana. Che in settimana Zoncolan, Cittadella Zoncolan, e poi soprattutto lunedì prossimo ci sarà il tappone dolomitico, 5700 metri di dislivello con la cima Coppi. Più che il dislivello, contano le salite, perché anche la tappa di Campo Felice Cortina, era 3500 metri di dislivello, ma non erano salite. Invece lì ci sta il Passo Fedaia, che è una delle salite più dure di tutto il Giro d'Italia. Parliamo comunque di altimetrie, di livello del mare, di parecchi sì, metri in, certo, più rispetto a Campo Felice. Se non ricordo male, lo Zoncolan, per esempio, ci si arriva da un altro versante, sì, inedito, quindi esatto, anche sì, per i corridori. Il meno difficile. Però sai, corridori, gli ultimi 3 chilometri sono impegnativi, molto impegnativi. Volevo chiedere a Roberto, questo giorno di riposo, tu che sei stato un corridore, come ti gestisci? Cosa devi fare? Ti devi naturalmente concentrare su una settimana molto impegnativa, molto impegnativa, lo ripetiamo, sì, però come devi gestirti? Anche a livello nervoso proprio. Ma a livello nervoso diciamo che non devi pensare, no, più di tanto alla corsa, perché comunque devi scaricare la tensione accumulata nell'arco della prima settimana del Giro d'Italia. Non si fa altro che rifare le stesse cose che si fanno nelle tappe normali, per non perdere quel ritmo che l'organismo dopo una settimana già prende. Quello che è il discorso della sveglia, della colazione, del pranzo, della gara, dei massaggi, tutto l'iter che fa il corridore dalla mattina a quando si sveglia fino a quando arriva che va a dormire dopo la tappa. Si fanno un'oretta e mezza di passeggiata giusto per smaltire un po' le tossine, e si fa normalmente, diciamo, public relation con gli amici, con il direttore sportivo, si fa una piccola riunione di quelle che sono le varie sensazioni, le tappe critiche, dove abbiamo avuto momenti critici, dove si può migliorare, e le settimane, quella che arriverà, che sarà molto molto impegnativa, creare già un primo quadro generale di quelle che saranno le future tattiche che dovranno eseguire. Però in questo caso molti corridori sono andati a vedere il percorso. Sono andati a vedere gli ultimi 60 km. Se non sono andati settimane precedenti, con la prima del Giro d'Italia. Il borsino dei favoriti dopo questa prima settimana lo possiamo fare così? Perché abbiamo parlato di Bernal. Ciccone, tra l'altro, ha recuperato 3 posizioni con la tappa di Campo Felice. Era settimo, adesso è quarto a 36. Ciccone deve mettere insieme un grusso di vantaggio, perché l'ultima tappa a cronometro Ciccone perde dai 2 ai 3 minuti. Non solo lui, anche Bernal nei confronti, per esempio, del secondo. Bernal va meglio a cronometro. Però lui stesso ha detto, ho letto, che deve arrivare al cronometro, che in pratica è una tavola piatta. A Ciccone servirebbe più tempo, secondo te? Com'è? A Ciccone serve più tempo di Bernal, minimo 2 minuti e mezzo. Se no il giro non Bernal, poi c'è questo ragazzo russo, Slavo. Il ragazzo è forte. È forte.
Io, e si difende bene anche Cronò. È un corridore che vederlo a me piace, anche tatticamente non sta lavorando, non sta sbagliando quasi nulla nella prima settimana di questo giro. Io credo che sarà una delle rivelazioni insieme ad Evenepoel su quello che sarà la terza settimana, perché su Evenepoel c'ho un piccolo punto interrogativo sulla terza settimana. A causa magari del fatto che tanto è stato tempo che è stato quasi 8 mesi, 9 mesi se non erro, senza attività agonistica, quindi perché sicuramente è un corridore che in futuro potrà dare tanto, però la terza settimana ho paura che possa cedere un qualcosina. Invece Slavo lo vedo molto molto ben determinato e anche in un'ottima condizione. Grazie. Intanto il regista Danilo Cinquino, sempre molto puntuale, mi dice che è arrivato in collegamento Enrico Giancarli. Buonasera Enrico. Ciao Paolo, buonasera, un saluto a tutti. Ecco di qua. Allora, non so, in studio hai visto chi c'è? Oltre Gabriele c'è anche Roberto Caruso. Saluto entrambi. Perfetto. Con grande piacere. Saluto, allora, non so se hai captato qualcosa che ha detto che hanno detto gli ospiti di questa sera, che è qui con me in studio. Comunque. No, ho sentito solo il concetto espresso su Evenepoel da parte di Caruso e non posso che essere d'accordo, anche se è giovanissimo Evenepoel, e quindi un po' qui in gruppo c'è la paura che Evenepoel possa anche crescere strada facendo, perché come ricordavate da studio, lui ha avuto il brutto incidente al Giro di Lombardia e poi non ha più corso. Sostanzialmente ha perso qualcosina in questa prima fase di giro, non è mai riuscito ad essere brillante come Giulio, come Egan Bernal, però dovesse crescere nell'ultima settimana, ma il rovescio della medaglia, come diceva Caruso, potrebbe anche un po' pagare alla lunga questa sua assenza dalle corse. E Evenepoel probabilmente il più grande punto interrogativo di questo giro. Ciccone, ne abbiamo già parlato, abbiamo anche sentito l'intervista di questa sera, tu che lo hai visto proprio a Campo Felice, dove ha risposto molto bene all'attacco di Bernal. Ah, guarda, io l'intervista a Giulio l'ho sentita questo pomeriggio quando è stata mandata dall'ufficio stampa della Trek Segafredo. Giulio dice che era venuto a questo giro come jolly, quindi non con l'obiettivo di fare classifica, ma oggettivamente oggi le cose sono cambiate. Io credo che gli arrivi di Sestola, poi non so se Gabriele e Caruso sono d'accordo con me, gli arrivi di Sestola, di San Giacomo e soprattutto di Campo Felice hanno dimostrato che Ciccone ha una grandissima condizione, quindi da questo momento in poi deve correre come uomo da corse a tappe, quindi deve correre per fare classifica. Giulio è l'unico che ha saputo rispondere ad Egan Bernal. Giulio non ha corso tantissimo inizio stagione, ha avuto un problema alla Vuelta a Catalunya al ginocchio, si è fermato e poi è andato in altura a Sierra Nevada a preparare questo Giro d'Italia. Quindi io credo che Giulio possa crescere alla distanza. Se dovesse, come tutti noi da abruzzesi ci auguriamo, superare l'esame di domani, che è l'esame dello sterrato di Montalcino, poi dallo Zoncolan a seguire, quindi Cortina, la tappa che partirà da Canazei per andare nell'inedita salita vicino Rovereto, e le due salite alpine finali possono esaltare Giulio. Quindi io credo che Giulio meriti, come lui stesso ha detto, la tappa, da allora in poi può anche puntare a qualcosa in più. Non so se De Bari, Gabriele De Bari e Caruso sono d'accordo. D'accordissimo, considerando che alle spalle ha un corridore che ha vinto tante gare a tappe, e quindi sicuramente sarà di aiuto per Giulio per gestire questa seconda settimana, che è fondamentale per il risultato finale della terza settimana. Giulio stesso ha detto lo Zoncolan per me sarà un esame davvero molto importante, Enrico. Sì, lo Zoncolan è una salita che a Giulio piace, perché è una salita che ricorda anche un po' per certi versi il Mortirolo, dove Ciccone ha vinto la tappa del Giro d'Italia, poi terminata in maglia azzurra all'Arena di Verona. Quindi sono le pendenze di Giulio Ciccone. Questa è la grafica che ci sta facendo vedere Danilo Cinquino. Si salirà da un altro versante, quindi dal versante di Sutrio, che è leggero, fino al piazzale degli impianti di risalita lì, posti a 4 km dal traguardo. Poi gli ultimi 4 sono talmente duri che lì ognuno andrà su con il proprio passo. Ciccone, nell'intervista di oggi fatta al Park Hotel di Perugia, ha proprio detto mi aspetto la tappa dello Zoncolan per capire poi quale deve essere il mio obiettivo
nell'ultima settimana di giro. Io aggiungerei Zoncolan e i grandi passi dolomitici della tappa di Cortina. Sì. Quelle sono le tappe di Giulio, ma la tappa chiave è quella di domani, perché quella di domani avrà tantissimi chilometri, Paolo, sterrato. Di sterrato. E tantissimi punti interrogativi. Tantissimi punti interrogativi, ma molti non dipendono neanche, no, Caruso, dalla condizione degli atleti, dalla gamba che hanno gli atleti, perché lì la foratura è all'ordine del giorno. Se fuori nel primo tratto di sterrato, i primi vanno via e non li prendi più. Quindi, come diceva giustamente Giulio, ci vuole anche tanta fortuna. E la squadra comunque ce l'avrà a disposizione per tenerlo comunque abbastanza coperto per qualsiasi evenienza di incidenti meccanici, con un Mollema e un Nibali che comunque hanno un'ottima condizione. Però mi auguro che Mollema faccia il vero compagno di squadra di Giulio, nel senso, non che non lo sia stato, attenzione, però nelle due tappe con arrivi in salita Mollema, sia ad Ascoli che a Campofelice qualche giorno fa, è andato in fuga. Nella Ineos di Bernal e nella De Koenig di Evenepoel queste cose non succedono, tutti gli uomini sono vicini al proprio capitano. Io mi auguro che da adesso in poi la strategia di tutta la Trek, perché fino a questo momento Vincenzo Nibali è stato eccellente, eccezionale per Giulio, però mi auguro che anche di sicuro un summit oggi l'hanno fatto a livello di squadra, quindi credo che comunque al di là della prima settimana che hanno provato comunque a vincere una tappa con Giulio, che sfortunatamente, ma comunque Gambernal è andato come una motocicletta sul pezzo dello sterrato, quindi ha un'ottima condizione. Mollema ci ha provato per ben due volte a vincere una tappa. Io credo che da domani in poi la squadra girerà tutto su Giulio. Senti Enrico, giustamente... Paolo, posso far arrabbiare sì. Un attimo Gabriele? Come no? Gabriele, qui in gruppo, qui nella carovana del Giro, hanno tutti esaltato la tappa di Campofelice, ma so che tu non sei d'accordo. No. Ho visto uno scatto a 600 metri dal traguardo. 15 corridori arrivati nello spazio di 10 secondi. Tu dimmi che arrivo in salita è. Allora Gabriele, io la penso come te fino a un chilometro e mezzo dalla... Lo so, d'accordo Enrico. Però il chilometro e mezzo finale è stato davvero bello. Sì, bello, ma... Cioè, ma poco per una tappa che veniva descritta come la tappa regina della prima parte, ma quale tappa? Cioè, non c'erano salite vere. Su questo sono perfettamente d'accordo con te Gabriele, perché erano tutte salite che i corridori facevano ai 30 km orari, quindi non si poteva fare la selezione. La selezione l'ha fatta solo lo sterrato finale di Campofelice, che però ad oggi è la cartolina del Giro d'Italia, perché è stato il chilometro e mezzo più bello del Giro. Bello, ma è poco per una tappa così, capisci? E invece domani cosa ti aspetti dalla tappa? Domani è un'incognito, domani mi aspetto dei distacchi. Assolutamente. Domani secondo mi aspetto dei distacchi. Secondo me potrebbe essere proprio la tappa chiave del Giro d'Italia, perché Bernal, in un'intervista che ci ha rilasciato, ha detto attenzione perché domani qualcuno potrebbe perdere il Giro d'Italia. Lui viene dalla mountain bike, però lui è facilitato. Senti Enrico, ti volevo chiedere questo, poi magari ti lasciamo dimmi tranquillo. Tutto Paolo. Allora abbiamo parlato, come è giusto che sia, di Giulio Ciccone, ci mancherebbe, abbiamo parlato di Bernal. Secondo te Yates si sta nascondendo oppure ha una condizione che ancora stenta a trovare? Guarda Paolo, hai fatto un'osservazione molto molto intelligente, perché Simon Yates nel giro del 2018 nelle prime due settimane volava, era un corridore, faceva una corsa a parte, vinceva tutto, andava via, maglia rosa, poi però nell'ultima settimana faceva fatica anche a portare la bici al traguardo. Quindi io credo che prima di dire che Simon Yates sia in difficoltà, io attenderei almeno la tappa dello Zoncolan, perché secondo me Simon Yates sta centellinando le energie per poter dar tutto poi nell'ultima settimana. È chiaro che a Campofelice hai perso dei secondi, a San Giacomo hai perso dei secondi, da domani non si può più bluffare, da domani devi essere con i primi se vuoi vincere il Giro d'Italia. Però sono perfettamente d'accordo con la tua osservazione Paolo, perché Simon Yates può essere la vera incognita di questo Giro d'Italia. Simon Yates, se indovina la settimana giusta, secondo me non è secondo a nessuno, neanche a questo Bernal. Perfetto, Enrico, grazie di cuore per questo collegamento. Un saluto a tutti voi. Ciao. Ci sentiamo naturalmente la prossima volta, magari con qualche notizia ancora migliore rispetto
al nostro Giulio Ciccone. Poi c'è anche Dario Cataldo che nella tappa di Campo Felice ci ha provato. È stato uno dei protagonisti di una delle varie fughe. Prima Enrico accennava al fatto che comunque la tappa regina di questa prima settimana, cioè l'arrivo a Campo Felice, è stata una vera e propria cartolina per l'Abruzzo, come anche le altre tappe, la partenza da Notaresco e anche la partenza dall'Aquila. Allora, prima però di vedere altri contributi, dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, a tra pochissimo. Eccoci qua di nuovo in studio con Gabriele De Bari e Roberto Caruso. Prima abbiamo avuto il collegamento Enrico Giancarli, poi avremo un altro collegamento per staccare un po' dall'argomento. Tra qualche minuto Giro d'Italia, parleremo di una corsa molto importante che si svolgerà domenica prossima a Francavilla al Mare, una corsa, una gran fondo amatoriale, la Michettiana. Ne parleremo con uno degli organizzatori. Prima però, stavo dicendo prima della pausa, che la tappa di Campo Felice, l'arrivo di Campo Felice e Rocca di Cambio è stata una vera e propria cartolina per il nostro Abruzzo, e noi abbiamo un contributo da farvi vedere, ne abbiamo anche altri, speriamo di fare in tempo, con le interviste che ci hanno rilasciato alcuni amministratori, a partire dall'assessore regionale Liris, poi sentirete anche il vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente e il sindaco di Rocca di Cambio Gennarino Di Stefano. Vediamo. Si lavora per il futuro? Il rapporto che stiamo costruendo anche con le caratteristiche, con la natura particolare del circuito e dell'arrivo che abbiamo costruito, ci sta dando anche delle caratteristiche di affidabilità nei confronti di RCS, della Corsa Rosa, del Giro d'Italia. Stiamo diventando degli interlocutori sempre più credibili, lo siamo stati nei momenti di difficoltà legati alle misure restrittive del Covid. Già dal prossimo anno ci saranno ancora più numerose le realtà abruzzesi che vorranno essere protagoniste del Giro d'Italia, con gli organizzatori che sanno di poter contare su una regione che non molla il Giro d'Italia, che vuole valorizzare il Giro d'Italia e che ritiene il Giro d'Italia il grande evento per eccellenza del nostro territorio nazionale. Il Giro, al di là dell'evento sportivo, è una kermesse di comunicazione, di promozione, di un valore che è quello di attaccarsi alle gesta eroiche, no? È un po' un evento eroico quello di un ciclista che parte in montagna, oggi una tappa che arriva qui sullo Sterrato, quindi ha un fascino tutto particolare, quindi la riscoperta della nostra terra, la riscoperta di questi luoghi fantastici, e quindi ben venga, insomma, è stata una scelta questa di avere un tre giorni abruzzesi proprio per rimetterci al centro di quelle che sono le dinamiche promozionali e far conoscere la nostra terra. Una bellissima cartolina, scriviamoci cosa vogliamo scriverci, vicepresidente? Ci scriviamo semplicemente che l'Abruzzo è una terra fantastica, le aree interne, la montagna abruzzese è unica, e quindi è un messaggio che noi mandiamo complessivamente al resto d'Italia, a livello internazionale, di venire in Abruzzo, di conoscere questi luoghi che sono luoghi fantastici. È una partita anche di investimento questa che stiamo facendo sul Giro d'Italia, proprio per fare una promozione della nostra terra. Sindaco, a volte ciò che si ha si apprezza poco, nel senso, abbiamo riscoperto un tratto dell'Abruzzo davvero stupendo. Un nome, un destino, Campo Felice. Sì, ha detto bene, quello che si ha non si apprezza, noi l'apprezziamo molto, con tutti i sacrifici che abbiamo giorno per giorno per vivere qui. Rocca di Cambio, 1450 metri, il paese più alto dell'Appennino, non ci abbiamo tutte le comodità che ci sono in altri posti più importanti di Rocca di Cambio, però siamo felici di vivere lì e siamo lì e lavoriamo per il paese, cerchiamo di portare a livello nazionale sulla cronaca e su tutto il paese per dargli visibilità. E allora, Gabriele, c'è questo filo rosso che ormai da tante stagioni, da tanti anni, Giro d'Italia uguale tappa in Abruzzo. Credo che negli ultimi 10 anni sia mancato solo un paio di volte il Giro in Abruzzo. Adesso non ricordo. Forte con il Giro, con il ciclismo, perché gli abruzzesi sono tifosi e hanno confermato l'altro giorno con tutta la gente che c'era a Notaresco, che poi c'era la domenica nell'arrivo in salita e che c'era ieri nella partenza dell'Aquila. All'Aquila, sì. L'Abruzzo ha un legame col ciclismo, con il Giro d'Italia in particolare, quindi
se torna qui perché gli organizzatori trovano interlocutori seri e accoglienza eccezionale. Da sottoscrivere, Roberto, questa osservazione di Gabriele? Da sottoscrivere pienamente, anche perché adesso che stava parlando Gabriele mi venivano in mente i momenti salienti delle varie tappe che abbiamo avuto qui in Abruzzo del Giro d'Italia, partendo dalla tappa vinta da Ivan Basso Passo Lanciano. E poi c'è stata, l'ho ricordato prima, l'anno scorso a Tortoreto a firma di Sagan, che ha vinto l'Abruzzo, diciamo che oggi ha un grande pregio, che gli organizzatori del Giro d'Italia, la Gazzetta, ha capito che è un percorso dove può studiare veramente delle, chiamiamole, tappe trappola, e dove può tranquillamente fare anche le tappe per velocisti. E l'anno scorso l'abbiamo visto con Sagan, l'abbiamo visto comunque alla tappa che abbiamo visto l'altro giorno su Campo Felice, quindi i percorsi sono misti, e la tappa comunque, al di là di quello che sono arrivati 30 corridori a Campo Felice, però comunque è stato un su e giù continuo di bellezze mai viste, che gli abruzzesi possono godere. Promozione turistica nel servizio di prima, anzi prima abbiamo sentito alcuni amministratori, ma come ricordavano sia Gabriele che Roberto, anche a livello organizzativo è una regione che ispira fiducia alla RCS grazie ai tanti appassionati, e noi ne abbiamo intervistato uno, Andrea Mammarella, che lui è un istruttore di sci alpino che si è speso molto insieme ad altre persone proprio per organizzare la tappa di Campo Felice. Vediamo. Una sola parola, Andrea Mammarella, istruttore nazionale e padre di questa tappa. Complimenti. Grazie Dico, grazie davvero. Oggi è stata una giornata meravigliosa qui a Campo Felice, grazie all'intuizione che abbiamo avuto insieme a Strade d'Abruzzo. È veramente un sogno che si è realizzato. Che emozione è per te vedere tutta questa gente che, diciamo, è la norma qui, è consuetudine a Campo Felice, ma d'inverno quando si scia. Oggi c'è il ciclismo. Esatto, era proprio questa la cosa che sognavo, cioè vedere la mia zona riempita di persone per un evento speciale quale il Giro d'Italia, e fa un po' il paio con quando è pieno di gente in inverno a sciare. Quindi poi tra l'altro l'inverno scorso i turisti non ci sono potuti essere a sciare, quindi questo ci ripaga un po' di tutte le amarezze che abbiamo purtroppo vissuto. Un attimo di paura questa mattina, ma in realtà io l'ho visto, lo sterrato è perfetto. Sì, è stato un attimo di paura più che altro perché poteva piovere, c'erano le condizioni che davano acqua e con l'acqua sarebbe stato un po' difficoltoso. In realtà lo sterrato è stato fatto un gran bel lavoro da parte della Campo Felice, come ci aveva promesso, quindi direi tutto a posto. Diamo già appuntamento a qualche metro più su di quota lo sterrato all'arrivo della seggiovia per i prossimi anni? Beh, potrebbe essere una nuova idea, allungarla qua di altri 500-600 metri con un dislivello maggiore, arrivare alla confluenza delle due seggiovie, Campo Felice e Brecciara, dove c'è lo chalet del bosco. E chissà se sono rose fioriranno, siamo a maggio. Allora, intanto volevo farvi notare una cosa, sicuramente l'avrete notata. È mancato, a parte la certezza di Ganna nel cronometro, è mancata fino a questo momento da parte degli italiani la vittoria di tappa. Però nella top 10 ce ne sono tre. Insomma, è un segnale. Non dimentichiamo Caruso. Non dimentichiamo il tuo omonimo Caruso anche. Quindi Ciccone, Caruso e Formolo. No, però non abbiamo vinto neanche una tappa in linea, questo è un rammarico, perché ci siamo piazzati spesso secondo, terzo, quarto. La verità è che Viviani ha guadagnato qualcosa in salita, ma ha perso qualcosa nello spunto finale e quindi non vince più. Ci sono stati dei ritiri eccellenti purtroppo. Abbiamo visto ieri Viviani, a differenza di Nizzolo, ha tenuto in salita. Se l'è cavata sul passo della Summa, è riuscito a scollinare con il gruppo e non farsi staccare, però poi al traguardo era al settimo, ottavo, ha perso dello spunto veloce. Beh, c'è anche da dire, Gabriele, che comunque non è stato molto fortunato nelle ultime due curve.
ha avuto un paio di spallate, finora perché ha avuto quattro volte, ha avuto altre occasioni, il migliore terzo posto, quarto posto, lo spunto di sicuro l'ha perso, quello è chiaro. E poi ci sono stati, dicevo, questi due ritiri eccellenti che forse favoriranno i nostri corridori nelle tappe in linea, perché Iwan si è ritirato e aveva già vinto due tappe, no? Quella a Cattolica, sì, e a Termoli, e si è ritirato anche Merlier, e l'altro che aveva vinto a Novara, quindi c'è più spazio per i nostri. La corsa perde dei protagonisti sicuramente, però insomma, però possiamo ragionare egoisticamente così. Diciamo che Sagan potrebbe essere appagato da quella vittoria, esatto, anche perché sicuramente ne punterà un'altra. Speriamo che ci sia spazio, ma non da Allora, noi ci dobbiamo fermare per la seconda ed ultima pausa e poi andremo dritti dritti fino al rush finale. A tra poco. Ultima parte di questa trasmissione ed è arrivato, è collegato con noi un altro ospite, lui è Claudio Coccia, uno degli organizzatori della Michettiana. Buonasera Claudio. Buonasera. Eccoti qua. Allora, dici tutto su questa Gran Fondo che torna dopo un anno di assenza per le note vicende legate all'emergenza sanitaria, con la quinta edizione. Già sono arrivate iscrizioni, ma c'è tempo ancora, no? Perché ci sarà domenica questa corsa. Sì, sì, domenica 23 in programma questa quinta edizione, che fa da ripartenza, insomma, per l'attività ciclistica amatoriale qui in Abruzzo. Sì, sì, sono presenti circa 300 partecipanti, saranno al via, moltissimi da fuori regione, e abbiamo un'edizione totalmente nuova. Ecco, stiamo vedendo proprio l'altimetria, diciamo così. Intanto quanti chilometri? 120 credo, no? Sì, sì, 120, e la nostra missione era unire il mare e la montagna, esatto, e non poteva quindi venir meno la scalata di Passo Lanciano, che per noi insomma è un classico, bravo. E un percorso è unico, quindi abbiamo fatto una scelta abbastanza drastica, sai, normalmente queste manifestazioni sono sempre impostate su due percorsi, uno un po' più agevole e uno un po' più complesso. Abbiamo scelto un percorso caratteristico, un po' sicuramente non forse per l'appassionato della domenica, ma per chi ha magari una gamma un po' più per preparata. Atleti in buona condizione fisica, come avete scritto sul vostro sito, sì, possiamo riassumere, sì, così. Sì, 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 ma perché volevamo dare un segnale appunto di territorio, no? Che è quello che è l'Abruzzo, quindi questa unione tra mare e montagna, e quindi questo era un connubio perfetto per poterlo realizzare. E certamente ci sono due gare, quella che coinvolge quelli che si giocano la vittoria vera e propria, la gara di chi partecipa per sfidare se stesso, perché comunque sono tanti chilometri in salita e quindi può essere una sfida personale che molte persone desiderano fare. È un'edizione importante della ripartenza, quindi per noi è una visibilità sul territorio. Naturalmente sappiamo che queste manifestazioni creano anche disagio in varie parti del territorio, perché le chiusure e il traffico limitano un po' la mobilità delle persone e quindi di conseguenza creano dei disagi. E quindi questo è un elemento negativo, però poi si sovrappone il positivo, perché naturalmente queste manifestazioni smuovono masse di persone che comunque in qualche modo hanno una ricaduta sul territorio. Sicuramente è un momento di promozione importante. Ricordiamo domenica prossima, quinta edizione della Michettiana, ricordiamo anche gli orari, la partenza e l'arrivo più o meno. Allora, la partenza sarà alle 8 e gli arrivi dei primi intorno tra le 11.30 le 12, insomma 11.45 sono previsti i primi arrivi. Arrivo e partenza da Francavilla al Mare, da dove? Dal Lungomare Sud, Francesco Paolo Tosti, che è ai confini della contrada Postilli di Ortona. È un'area, diciamo, che crea meno problemi sicuramente sulla viabilità ordinaria, che però crea disagio, perché purtroppo sala domenica sono sempre
queste prime giornate in cui il mare, insomma, è una meta, però animeremo quell'area, insomma, in modo diverso noi con questa manifestazione. Perfetto, grazie, grazie di cuore anche a Claudio Coccia, organizzatore di questa bella corsa, questa Gran Fondo che ci sarà domenica prossima a Francavilla al Mare, una gara che tra l'altro seguiremo anche come Rete 8. Buonasera, grazie. Buonasera a tutti e a tutti i telespettatori e voi allo studio. Grazie, grazie. E allora, abbiamo ancora circa 18-19 minuti, possiamo tornare a parlare del Giro d'Italia o di quello che volete. Io volevo ritornare su questa azione negli ultimi 500-600 metri, questo strappo, non so come chiamarlo, da parte di Bernal, perché è stato calcolato che Bernal in questi 500-600 metri è andato ad una velocità quasi che ha sfiorato i 25 km orari con un rapporto impossibile. Ricordalo tu, che rapporto era? Beh, Roberto? Nel momento che ha fatto il primo scatto, che Giulio ancora gli teneva testa, ha appena avuto un attimo di una leggera minor pendenza, ho visto che ha, nel gergo francese si dice, ha tirato sul plateau, il 53. Su uno sterrato con delle pendenze del genere, tirare sul 53. Poi sarebbe interessante sapere anche la potenza, cioè i watt. Per uno scalatore di sicuro ha sviluppato quei 1000 watt, di sicuro l'ha sviluppati. Ripeto, peccato per Giulio Ciccone, perché comunque è stata un'ottima prova, però con quel Bernal negli ultimi 600 metri, perché da una parte devo anche dare... Chissà, forse non se l'aspettava Giulio questo scatto, o ha no, voluto se provare Bernal? No, aspettava di sicuro, evidentemente non si aspettava tutta quella potenza espressa in così pochi metri. Perché c'è anche il gioco degli abbuoni, ricordiamolo, ci sono degli abbuoni. Al di là degli abbuoni, se analizziamo attentamente lo scatto che ha fatto Egan Bernal quando ha superato i due fuggitivi, dove leggermente ha mollato Giulio, ha fatto subito il distanziamento. Dopo aver fatto quel distanziamento, il distacco è rimasto tale. È stata proprio l'espressione massima della potenza dove ha messo in difficoltà Giulio, perché dopo ha preso quei 10 secondi e da lì sono rimasti, e anche il russo ha preso quei 5-6 secondi su Giulio Ciccone, perché lì aver espresso il massimo della potenza più di così comunque non ricordiamo che nella top 10 ci sono, ricordiamolo, tre italiani, Ciccone, Caruso e Formolo, e sono distacchi minimi, perché minimi, 1:02 Davide Formolo dalla maglia rosa, quindi dicevamo, quindi prima sarà, è una corsa ancora domani da sarà una gara spietata, i distacchi figli del cronometro. I resti, gli arrivi in salita non hanno prodotto quasi niente. Oh, prima di andare a vedere ancora meglio la tappa di domani, ma anche un po' la settimana che sarà molto più dura della prima, quella che stiamo per vivere a partire da domani, abbiamo già intravisto un po' delle immagini, il cosiddetto colore, no? Che accompagna sempre la carovana rosa, soprattutto nella nostra regione, avete riconosciuto gli arrosticini in quella immagine. Allora noi abbiamo confezionato proprio un servizio che speriamo dia un po' il senso anche della voglia delle persone non soltanto di partecipare all'evento agonistico, ma proprio di ripartire dopo tanti mesi di lockdown. Vediamo questo servizio. Eccoli qua, i colori del giro. Sì, ci divertiamo, oggi è una bella giornata, fortunatamente ancora non piove. E passiamo una bella giornata, dimentichiamo un po' il periodo che è stato un po' particolare per tutti e niente, ci divertiamo, speriamo. Divertite a tutta birra, vedo. A tutta birra. No, all'insegna della sobrietà, volevo dire questo, volevo solo dire questo, sobrietà. Immancabili quando la carovana rosa si trova in Abruzzo, che cosa abbiamo qui? Allora, qua abbiamo gli arrosticini abruzzesi. Olè! Quindi sono pecore abruzzesi, ce lo assicuri? Sono proprio pecore abruzzesi, fatte in Abruzzo, pasciute in Abruzzo, accise in Abruzzo. E mangiate da tutti? Mangiamo tutti qua. Siete contenti? Olè! Senti, però oltre gli arrosticini vedo anche qui
una bella porchetta. Il famoso porco porchettato. Vieni qua, vieni. Allora, mo facciamo pure la prova del cameraman. Guarda, mo te la reggo io, vieni. La mascherina, per favore, mettitela bene. Ma se ne cà, parlo, andiamo in... Allora, l'assaggio anche da parte del cameraman, c'è un operatore di eccezione, come ti chiami? Antonio. Antonio, che riprende Diego. Com'è sta porchetta? Com'è? La cucina da numero uno. Ottima, ottima, numero si uno. Si può fare? Un po'. Buono. Meglio gli arrosticini, in realtà. Veniamo da Magnano Sabina, un paesino in provincia di Rieti. Ma seguite anche altre tappe? Sì, certo. Quando certo, lavoriamo sì. Quando ecco, abbiamo tempo. Quando non lavoriamo seguiamo anche altre tappe. Ecco, ma l'occasione di oggi, oltre perché che per il ciclismo, è domenica, anche perché ci si ritrova insieme dopo tanto tempo. Certo. Sì, 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 è bellissimo, ecco, con una birrettina. E siamo in compagnia e aspettiamo questi grandissimi faticatori che ci danno oggi gioia. Senti, a te piace il ciclismo? Un po' meno, perché a me non piace lo sport. Ti fai da accompagnatrice, eh? Sì. È un'educatrice lei. Accompagno. Accompagni e magari li calmi anche un po', eh? Sì, li calmo un pochino. Un uccellino mi ha detto che ti sposerai, quando? A giugno. Ma questa è una sorta di pre-addio al celibato? Diciamo sì, diciamo sì. Posso dire una cosa? Mai domi ragazzi, mai domi. Una dichiarazione alla tua futura moglie che non è qui, credo, no? Ti amo Sara, ti amo. Insomma, il Giro d'Italia è anche questo, abbiamo un po' giocato con Diego Martelli, l'operatore che si è prestato, è assaggiato e ha gradito il panino. Arrosticini, panini, insomma, non mi siete fatto mancare niente. Sì, abbiamo anche lavorato, eh. Sì, sì. E consideriamo che siamo in periodo di lockdown, che esatto, ancora non possiamo muoverci, se no camper... Comunque, sì, adesso speriamo che queste aperture ci possano dare l'occasione di vedere comunque un buono spettacolo alle tappe quelle più importanti. E allora, a proposito di tappe importanti, domani, lo ricordavamo, c'è questo arrivo a Montalcino, dove si fa del buon vino, infatti è denominata la tappa del vino, credo questa, no? Sì, abbiamo fatto da Perugia. L'abbiamo fatto nel 2013. Nel 2013, è la stessa tappa? È percorso? No, è Andonibari Magherosa. 162 chilometri, tappa molto insidiosa. No, non si partiva da Perugia, si arrivava sempre a Montalcino. Montalcino, insidiosa perché, lo ricordiamo, ci sono... tanti quattro tratti di sterrato per un totale di 35 km. Insomma, poi strade bianche, sì. Lì non sai se c'è la foratura, puoi cadere. Il meteo, bisogna meteo. Vedere. Ci sono salite e discese pure, sì, non è solo pianure, quindi bisogna stare attenti. Roberto. Sì, una tappa molto insidiosa, considerando che comunque, come dicevo poc'anzi, è una tappa subito dopo il giorno di riposo e il giorno di riposo può essere indigesto anche a qualche corridore, considerando che comunque sarà particolarmente controllata dall'uomo di classifica, però di sicuro qualche uomo in classifica vorrà qualche suo compagno di squadra in fuga come punto d'appoggio. Di sicuro sarà una tappa molto molto interessante e mi auguro che Damiano Caruso con il nostro Dario Cataldo e in primis con il nostro Giulio Ciccone possiamo comunque almeno passare inerme questa tappa. Ecco, quindi una tappa, come ricordava prima Gabriele, un po' in difesa, deve correre Giulio questa sì, tappa. Domani sì, domani lui... Non sono salite che si può fare differenza e credo che anche Egan Bernal prenderà comunque in mano la situazione da poter controllare comunque una fuga, un'eventuale fuga e da poter stare tranquilli e fare in modo di attraversare i tratti di sterrato il meno rischio possibile e immaginabile. L'ultima salita chiaramente ci sarà un po' di fuoco, però sapendo i corridori che quello che andranno ad affrontare nelle prossime giornate, io credo che tutto andrà
andranno tutti insieme gli uomini di classifica, anche nell'ultima salita finale. Ci sarà qualche piccola scaramuccia, ma poca roba. Il giorno seguente tappa abbastanza lunga, 212 km, però di media difficoltà, una delle più lunghe, Siena-Bagno di Romagna. Ci sono alcuni gran premi, però sono all'inizio del tracciato, quindi tappa per velocisti, speriamo che facciano centro i nostri, qualche italiano. O una fuga da lontano. Poi tappa veramente per velocisti, il giorno ancora seguente Ravenna-Verona, tappa tutta piatta, e poi però arriva Cittadella-Zoncolan, il tappone di 205 km. E qui ci sta il Fedaia, che è uno delle, che è una delle salite più dure di tutto quanto il giro, con delle pendenze vicino al 14-15% per parecchi chilometri, da Maglia Ciapela si sale fino ai 2000 e passa metri con una strada tutta ritta senza tornanti e micidiali. Su quella salita sicuramente chi vorrà attaccare la maglia rosa dovrà comunque scoprire. Questo sabato 22 maggio la salita più dura d'Europa, lo Zoncolan, però forse dall'altro versante, questo invece è il versante inedito. Il giorno successivo, domenica, abbiamo una tappa, diciamo così, transfrontaliera, perché poi si sconfina per stabilire la durezza. Sì. Lo Zoncolan è relativamente basso, 1750 metri, mentre quando vai sopra i 2000 ci sono altri fattori che incidono, certo, e rendono più duro il percorso, perché se vai nel 2003-2004 tre cimi di Lavaredo, certo, gli ultimi 3 km l'aria è più rarefatta, quindi anche la respirazione è più diventa difficile, più complicato. Il recupero qui è quota bassa, ancora relativamente bassa. Domenica, però, le pendenze ci sono. Ok, domenica Grado Gorizia, anche qui ci in Italia, Slovenia, questa è una tappa insidiosa. Questa è insidiosa, molto insidiosa. Insomma, no, questa è la cortina d'Ampezzo, sì, è quella di lunedì, quella di domenica. Possiamo vedere la... no, forse non ce l'abbiamo questa cartina. È comunque una tappa insidiosa. Sì, c'è una salita molto, molto impegnativa, non mi ricordo il nome, però anche questa è una tappa... È breve però, 147 km. Ma guarda, quest'anno si dice che tante fughe vanno al traguardo, ma le tappe sono molto più brevi degli anni scorsi. Le tre tappe in Abruzzo, 160, 158, 140. Sono tappe brevissime, è facile che è più facile per una fuga tenere e non dover tenere per altri 40. Ma questo secondo te perché, Gabriele? Poi lo chiedo. Hanno voluto cambiare il modo di fare queste tappe. Adesso tappe che superano i 200 km ce ne sono 3 o 4 in tutto quanto il giro. Roberto? Beh, sì, senza ombra di dubbio ci sono tappe molto più brevi rispetto agli anni precedenti, però che io ricordi c'erano parecchie lamentele di tappe lunghissime dove la gente si annoiava a vedere la gara dove non c'erano sussulti. Oggi arriva la tappa per outsider che vanno in fuga, certo, e riescono ad arrivarci. Fanno una tappa come quella abruzzese che vanno in fuga, il nostro corridore abruzzese ha provato in tutti i modi ad andare in fuga, non è riuscito, l'hanno presi agli ultimi 3 chilometri, all'ultimo chilometro, gli altri fuggitivi, perché sono tappe più vivaci. Poi c'è anche da considerare che comunque al di là di quelle che sono le tappe interlocutorie che hanno meno chilometraggio rispetto agli anni precedenti, i tapponi sono rimasti con chilometraggio importante, che vengono uno dopo l'altro. Certo. E a proposito di tapponi, guardiamo l'ultima altimetria che abbiamo preparato, c'è l'arrivo a Cortina e qui sono altri 212 km, quindi tappa, sì, molto lunga, con la cima Coppi, tappone dolomitico. Tappa vera. Tappone dolomitico che... Anche le discese, non è semplice fare discese molto così ripide. No, il passo Giau vicinissimo al traguardo, dal Giau a Cortina è tutta una picchiata in discesa. Dopo aver superato il Fedaia, il Pordoi, che è la cima Coppa a 2239 metri. E questa è una tappa vera. Qui se va in crisi sul Fedaia, che è la prima,
cioè la seconda. Ma Soggiao credo che sia ancora più duro della Cima Coppi, o no, Roberto? È leggermente più basso come altitudine. Io non l'ho fatto mai il sì, diciamo, come pendenza, sì. Non ti saprei dire a livello di pendenza, a livello di... No, no, è più duro il Giao del Pordoi. Sicuramente. Il Pordoi c'è il mito ancora. Però è sempre 2239 metri, deve sempre sì, andare siamo fuori. Su alture, siamo su alture importanti dove, se ricordiamo tutti, il nostro Vincenzo Nibali con uno scatto superando i 2000 metri di dislivello ha fatto la differenza e vinse il Giro d'Italia. Certo. Sono delle alture dove veramente l'esperienza, dove veramente la condizione, considerando che stanno onorando questo Giro d'Italia nel miglior modo possibile con attacchi e contrattacchi, nell'ultimo tappone sicuramente ne potremmo vedere delle belle. Arrivo, lo ripetiamo a Cortina d'Ampezzo, dove nel 2026 ci saranno le Olimpiadi invernali. Sì. Quindi insomma è anche spunto di pubblicità. Spunto di pubblicità. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, io vorrei fare un passettino indietro, tornare alla tappa di Campo Felice, perché abbiamo un altro contributo, l'ultimo, lo voglio far sentire, perché lui ha vinto il Giro nel 2000, Stefano Garzelli. Garzelli, sentite che cosa ha detto, ha parlato di Ciccone ma anche di altro. Garzelli. Dopo un anno abbondante di lockdown, il Giro d'Italia è davvero un momento anche di ripartenza per tutto il paese. Ma si sapeva, ma quando era stato presentato anche lo stesso direttore della Gazzetta dello Sport aveva detto il Giro sicuramente farà ripartire anche l'Italia, quindi ha avuto ragione, adesso sempre con le giuste attenzioni, senza esagerare, ripartire poco a poco sperando di poter arrivare in una normalità al più breve tempo possibile, però è anche giusto che ci sia gente a vedere uno spettacolo che si chiama Giro d'Italia. L'ultima. Noi tifiamo per Giulio Ciccone e anche per Dario Cataldo, il tuo favorito chi è? Penso che Bernal in questo momento, per l'esperienza che ha e quello che ha dimostrato fino a questo momento del Giro, è il favorito numero uno, soprattutto in vista dell'ultima settimana. Evenepoel va molto forte, però non sappiamo qual è la sua tenuta negli ultimi 5-6 giorni, è molto giovane e le speranze sono in Giulio Ciccone, senza dubbio lui deve capire se è un uomo da corsa tappe o no, sta facendo un grande giro, non deve esagerare. Sa benissimo che ci sono altre 2 settimane, perché ricordiamo che siamo alla fine della prima settimana del Giro d'Italia, mancano ancora 14 giorni. E si dice bene Stefano Garzelli, mancano ancora 14 giorni, domani ci sarà questa seconda settimana che si concluderà con il tappone dolomitico di lunedì con la Cima Coppi a Cortina. Abbiamo ancora un paio di minuti, uno a testa. Roberto, questo giro ti sta piacendo? Che cosa ti auguri? Sì, è un giro che mi piace e mi affascina, perché quello che dicevo poco fa è un giro che non ti fa annoiare. La tappa di ieri l'abbiamo vista che era una tappa, diciamo, tra virgolette, di trasferimento, invece abbiamo avuto una tappa dove la Borasgro ha messo tutti alla frusta facendo fuori i velocisti e riuscendo a vincere anche la tappa con il suo capitano. È un giro che piace tanto, ne vedremo delle belle questa settimana, ma ne vedremo delle belle nell'arco di questi 14 giorni e di sicuro nelle queste 2 prime tappe importanti a metà giro sapremo chi non potrà vincere il giro. Grazie Roberto Caruso, 3 giri d'Italia, però io ricordo anche come vittorie 2 valli varesine e poi 2 tappe alle valli varesine e poi 6 vice campioni del mondo dilettanti nel 1990 in Giappone. Dove quindi, c'ero io, ho scritto anche di lui, che aveva vinto un italiano, Gualdi, ho scritto il suo articolo, Gualdi. Mirko Gualdi, sì. Mirko Gualdi. Io ero in Giappone a seguire il mondiale. Sempre in giro te ne vai, sì. Te ne andavi. Mondiale che poi vinse. C'erano tutti, mancava solo Umbertone. Vinse Rudy Lyons che poi morì. Sì. È un peccato. Morì giovane. La chiosa finale, Gabriele. Ma io mi aspettavo che questo giro qualche distacco più ampio. Più ampio. Perché ci sono stati degli arrivi. Però c'è tempo ancora, sì. per le grandi. Ma aspettavo qualche distacco in più. Invece anche negli arrivi in salita i migliori sono stati quasi tutti raggruppati in pochissimi secondi. Eccezione fatta di Nibali che già altri 2 minuti. Mi ha deluso Yates,
perché è vero che ha perso poco, ma ha perso poco sempre. Sempre. E quindi io mi aspettavo, mi aspetto da Jesse che abbia anche un sussulto. E a 56 secondi della maglia rossa. Che non sono pochi. Visti tanti, distacchi, però, nemmeno tanti. Non ci dimentichiamo che Jesse ha avuto un picco di condizione nel Val d'Esalt. Visti gli stacchi minimi. Quindi di sicuro era consapevole che aveva una condizione già oltre fuori di misura, e quindi ha mollato un po' i freni. Quindi la terza settimana sicuramente lo vedremo. Abbiamo terminato qui. Ok, sì, perché il tempo è finito. Allora, grazie Roberto Caruso, grazie naturalmente grazie a Gabriele De Bari, grazie Enrico Giancarli e anche a Claudio Coccia che si sono collegati con noi e con voi, e grazie in regia al nostro Danilo Cinquino. Che dire, buon giro a tutti voi. A risentirci.